Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi scuso per l'assenza dell'ultimo periodo, ma ve l'avevo anche detto, a causa di impegni scolastici vari ho un po' di problemi a gestire il canale, ma non preoccupatevi, continuerò, vedrò cosa riuscirò a fare. Tornando a noi, eravamo rimasti che Mayuri stava chiedendo al povero Luca di fare cosplay e lei ci tiene a ricordarci che è una cosa molto importante. E invece, per Rintaro, no. Va bene, questo l'avevamo già intuito. Comunque, c'è una buona ragione se io adesso sono qui oggi. Ho bisogno che tu faccia un esorcismo, giusto? Ci eravamo già dimenticati il perché eravamo venuti in questo tempio. Un esorcismo? Allora andrò a cercare mio padre. Aspetta un attimo. No, non è niente di così serio. Ho solo bisogno di un po' di pace. Ed è per questo che sono venuta qui invece del tempio di Kanda. Quindi prendi il solito. Il solito? Intendi, vabbè, la spada che gli avevamo dato e che non si sa che fine ha fatto? No, chi diavolo usa una spada demoniaca per un esorcismo? Il solito per fare un esorcismo è ovvio, no? Sì, ovvio. Credo che lui non abbia la più pallida idea di come fare un esorcismo, però vedremo. Io non so come si chiama, ma è un bastone con della carta zigzag e i preti lo usano per... Ok, che descrizione strana. Sarà una sorta di scettro. Sembra molto stupido, Karin. Anche a me un po'. È uno shock sentirlo dire da Mayuri. Ah, lo onusa. Non so cosa sia, ma immagino sia questo bastone strano dei chierici, però va bene. Ma non so se mio padre me lo presterà. Andrò a chiederglielo. Ok, Lukaku se n'è andato a cercare suo padre. Ok, e Mayuri sta vedendo l'ora dal suo orologio tascabile. È un orologio molto vecchio, non è qualcosa che ti aspetteresti da una ragazza del liceo. Il suo nome è Pocketty. Dato un nome. Ah, ecco, ovviamente è il nome che Mayuri gli ha dato, non è la marca o cose del genere. Sin dalle scuole elementari, Mayuri ha portato Pocketty con lei dappertutto. È il suo più importante tesoro. Bene, è il momento per me di andare al lavoro. Fai del tuo meglio. Andrai direttamente a casa dopo? Sì. Mayuri vive in qualcosa che non so perché non ho fatto tempo a leggere, però va bene. Viene ad Akiba col treno ogni giorno. Dovrebbe essere ovvio, dato che siamo amici di infanzia, ma anch'io vivo a Ikebukuro. Che sto dicendo? Va bene, avete capito, no? Quindi vivono entrambi nella stessa zona. Ci vediamo domani. Ho chiamato Mayuri e gli ho detto di fermarsi. Aspetta, Mayuri.
Prima, quando eravamo a Radican, hai sentito un uomo urlare, giusto? Urlare? Va bene, ci sta pensando, ma niente, mi sa. Quando è stato? Questo pomeriggio. Non penso di aver sentito qualcosa. Ah, va bene. Oh, carino, è molto strano. Sì, l'abbiamo notato. Ciao ciao, tutturum. Mayuri se n'è andata. Grazie per aver aspettato. È tornato anche Lukaku. Vabbè, quella cosa bianca zigzag che gli ho chiesto ce l'ha nella sua mano, quindi l'abbiamo trovata. Mio padre mi ha permesso di prenderla in prestito. Ah, Mayuri se n'è andata? Non preoccuparti di Mayuri. Iniziamo l'esorcismo. Ok, ma vuoi davvero che sia io a farlo? Che cosa dovrei esorcizzare esattamente? Ok, sembra che Lukaku non abbia proprio chiaro ciò che deve fare e questo ci fa leggermente preoccupare. Oh, è lo spirito malvagio nel mio braccio. Perché nel suo braccio. Va bene, si è afferrato il polso e Ok, mi sto immaginando la scena ed è davvero. Lui che si afferra il polso e comincia a muoverlo e a tremare, mamma mia. Ma non è possibile. Per favore, resisti. Io non sono Okabe-san. Oh no, dai, si sta mettendo pure a piangere, dai. Mi dispiace, Kyoma-san. Che cosa dovrei... L'esorcismo, sbrigati! Fallo e basta! Come ti ho insegnato! Ok. Ah, ecco il bastone che diceva. Ok. Con uno sguardo molto serio, Lukaku ha afferrato questo Onusa con entrambe le mani e come se fosse una spada. Questo è il rituale esorcismo, si fa così. La sua faccia è rossa e non riesce neanche a parlare. Sembra che voglia dire qualcosa, ma sta esitando. È entrata in panico. Per favore, Luca, espelli questo spirito. Da me. Quanta sofferenza. Io non voglio ucciderti addirittura, però quanto è melodrammatico, dai. Luca così è messo a piangere. Mi sembra ovvio. Dopo che gli fa una scenata del genere. Sembra che sia davvero preoccupato. Ma dai, ti ha creduto. La ragione mi dice che è un ragazzo, e questo l'avevamo già capito nell'altro episodio, ma la sua apparenza carina e tenera mi fa sentire colpevole, come se avessi fatto piangere una povera ragazza. Ok, nonostante il pianto, sembra che Lukaku stia cercando di risolvere la situazione. Ascoltami, spirito malvagio.
ha sollevato l'ONUSA e l'ha cominciato a scuotere a destra e a sinistra. Per favore, lascia il corpo di Okabe. Volevo dire Kiyoma-san. Ok, adesso colpisci il mio braccio con quel coso a zigzag. Ehi! Ok. In un anime questo sarebbe stato il momento di qualche drammatica scossa o qualcosa del genere, ma non è successo niente. C'era solo il suono delle cicale. Ha funzionato? Ho fatto un respiro profondo. Il tremore nel mio braccio si è fermato. Io sto bene. Sembra che tu abbia mandato via lo spirito malvagio. Bel lavoro, Lukaku. Sono contento di essere riuscito ad aiutare. Il suo sorriso lo fa sembrare ancora di più una ragazza. E siamo tornati al laboratorio. E abbiamo portato la TV rotta in quel negozio che abbiamo visto all'inizio, Brown Tube, per farla riparare. Dare e Mayuri sono già tornati a casa. Quindi abbiamo portato la TV per le scale da soli e niente, è stato faticoso. Abbiamo aperto la porta con i fianchi perché appunto abbiamo le mani occupate dalla TV. E c'è un gigantesco CRT nel centro della stanza. Un CRT 42 pollici. Non sembra qualcosa che tu possa prendere in un Giappone moderno. Dato che ormai le TV LCD sono diventate il nuovo standard, dubito che qualcuno voglia un vecchio CRT. Eppure tu ne stai andando a riparare uno. Chi è questo? Ah, come va, Okabe? Beh, è un tipo molto pompato. È il manager di questo negozio ed è il proprietario di tutto il palazzo. Tennoji Hyugo. Io lo chiamo Mr. Brown. Quella TV che mi hai dato si è rotta, ecco cosa. Scommetto che l'hai trattata molto male, eh? Comunque non hai prestato attenzione a maneggiarla, eccetera. Avresti dovuto trattarlo con amore. Certo, un tipo così muscoloso e pelato, dall'aspetto un po' brutale, che parla di amore è un po' strano. Mi fa venire i brividi lungo la spina dorsale. Ho bisogno che la ripari. Perché parli sempre così? E ci è arrivata un'email. Come si apriva il telefono? Ok, con la Z. Upa è super popolare, lo sai? È anche più popolare dell'eroe Kakeru Kan. Loro sono così carini, vorrei collezionarli tutti. È come quando tu collezionavi i guanti senza dita neri, ricordi?
Continuiamo a parlare di Kakerukan oppure dei guanti senza dita? No, questa cosa dei guanti senza dita voglio capirla. Allora, questo a che serve? Ah! Cosa mi significa esattamente? Sono gli UPA, no? Ah, ok. Va bene, parliamo di questo, va. Tu non dovresti mai parlare di quello a nessun altro. Vabbè, lo sappiamo solo noi, non preoccuparti, la cosa dei guanti, no? Non preoccuparti. Era necessario per bloccare l'abominio che giaceva dormiente nel mio braccio destro. Va bene. Speriamo. L'altra, mentre si può vedere, sì. Non ho idea di chi sia, non guardo anime brutti. Vabbè, dai, non gli possiamo dire così, però. Diciamo di questo, dai, meglio. Speriamo. Perfetto. Non so se è soltanto la polvere che si trova nell'aria, ma qualcosa sembra essere stagnante in questo posto. Beh, in effetti non sembra un posto molto pulito. Allora, io direi che possiamo concludere qui il video. Abbiamo assistito a un fantastico esorcismo, quindi direi che per oggi può bastare. Ricordate come al solito di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, condividere, di iscrivervi al canale se non volete perdervi gli altri miei video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!